Ciao a tutti, sono Grizzly, benvenuti. Questo è il secondo anno di Diario di Viaggio on the Road. Per me è un traguardo molto importante perché quando ho cominciato non avrei mai immaginato che sarei riuscito a creare più di 100 puntate di Diario di Viaggio on the Road, che avrei raccontato più di 100 volte qualcosa dal sedile della mia auto. Eppure continuo a crescere lentamente ma inesorabilmente. E tra l'altro ho avuto un grandissimo regalo di compleanno di Diario di Viaggio on the Road proprio in questi giorni. Il 18 febbraio Corduroy Paco, il mio maestro spirituale, ha ricominciato, dopo che gli avevamo chiesto in tanti, ha ricominciato a fare i vlog dalla sua mobile vlogging unit. Vi lascerò il canale di Corduroy sul doobly-doo e poi ne parlerò ancora in un altro vlog. Comunque, come promesso, facciamo questa FAQ. Cominciamo. Io, come sempre, ho il mio lettore book, visto che chi usa il telefonino, chi usa stampare le domande, io leggo molto dalle book, quindi perché non usare le book? Cominciamo con Thiago Benazzi Maia, credo si pronunci così, dovrebbe essere brasiliano. Che sotto l'episodio pilota di Vita da Tecnico mi scrive: Ciao Grizzly, i video sono grandi per imparare l'italiano, soprattutto a causa dei sottotitoli. Continuare il buon lavoro. Grazie. Mi fa piacere sapere che i sottotitoli in italiano che metto su tutti i miei lavori stanno servendo a qualcosa. Questo utente che lascio censurato. Un canale diverso dal solito, ti va di ricambiare l'iscrizione? Scusami, ma no, non mi va di ricambiare l'iscrizione. Comunque ti riporto perché sei una cosa storica. Quando io ho cominciato a fare i video del Diario di Viaggio on the Road, avevo 36 iscritti. Quasi tutti erano amici e parenti. E questo è il 37esimo iscritto ricambi. Quindi il numero di iscritti ricambi ha superato il numero di iscritti che avevo quando ho aperto il canale. Credo che significhi qualcosa. Allora, cominciamo con le domande serie, eccola qua. Campbell Time, sotto il video 100 sulla licenza Creative Commons, mi dice: I tuoi video sono fantastici, grazie. Da dove ti vengono queste idee per video così entusiasmanti? E allora, fondamentalmente da dovunque. Cerco di puntare a realizzare dei video che parlano di cultura generale, di attualità, di tecnologia, quindi ogni volta che leggo qualcosa su internet o che sento una notizia o che vedo qualcosa che attira un po' la mia attenzione, dico: ma guarda, prendo degli appunti, voglio parlarne nel vlog. Come ho già detto in passato, ho un speciale file di testo molto nascosto, molto segreto, in cui ci sono tutti gli argomenti che ho già trattato nel Diario di Viaggio on the Road e tutti quelli che mano a mano vorrei trattare. C'è l'argomento, ci sono i canali YouTube che voglio presentare e piano piano ogni tanto prendo l'argomento, prendo un canale e sviluppo qualcosa. Ok, domanda numero 4. Kopf Elio. Credo si pronunci così, spero si pronunci così. Sotto il video 102 della bucket list mi dice: Grizzly, come definisci YouTube? Allora, seriamente, YouTube la definisco una piattaforma di lancio, sicuramente per progetti più grandi. Non è un arrivo, non è una base di arrivo, secondo me è un punto di partenza per realizzare qualcosa di più grande, qualcosa di più importante, qualcosa di più utile. E certamente come social network è un social network che ha grandissime potenzialità. Per me nasce YouTube anche come, nella mia esperienza, come un modo di promuovere il mio vlog, non di promuovere nel senso di diffondere il mio blog, ma nel senso che il mio blog era un posto in cui scrivevo, adesso è passato a un livello successivo ed è un posto in cui pubblico dei video. Domanda numero 5 di EfranStube sullo speciale FAQ. Pensi che una pagina Facebook possa aiutare la crescita del canale YouTube? Allora, io non sono molto attivo sul social Facebook, sono stato tra l'altro lontano da Facebook per quasi 4 anni per delle scelte personali e questo mi ha permesso soprattutto di interagire con altri social, in particolar modo con Twitter, che è il social su cui sono più attivo. Da una parte penso che sì, aiuti comunque a fidelizzare con il pubblico, dall'altra penso che in generale
essere molto attivi su un social, che sia esso Facebook, che sia Twitter oppure che sia Instagram, ma dare soprattutto spazio e interazione su un social specifico, piuttosto che cercare di allargarsi su 100.000 social, sia sicuramente un punto importante per permettere una maggiore interazione con i fan. Indubbiamente Facebook è il social che ha più gente dentro, quindi dovrebbe essere quello che permette una maggiore interazione, però sono pubblici diversi. C'è un certo tipo di pubblico su Facebook, un certo tipo di pubblico su Twitter, un certo tipo di pubblico su YouTube. Quindi sicuramente stare nel social aiuta, non limitarsi solo a Facebook. Comunque scegliere un social è un aiuto. Irisol, sullo speciale FAQ, partendo dall'assunto che secondo me meriti più visualizzazioni e iscritti, e ti ringrazio, se dovessi farti un'autocritica sei d'accordo con me oppure ti va benissimo così? Un abbraccio anche a te. Allora, tra l'altro visitate il canale di Irisol, abbiamo fatto una collaborazione assieme parlando di invisibilità. Io so di essere un canale che crea dei contenuti particolarmente di nicchia. Da una parte sto cercando di tirare un po' sulla testa, di guardarmi intorno, di realizzare qualcosa di nuovo e ho in serbo, che dovrebbe cominciare verso aprile, un nuovo format molto particolare che romperà completamente gli schemi rispetto a quello che è stato il format di Diario di Viaggio on the Road, a quello che è stato il format di Vita da Tecnico, una cosa che va completamente fuori dagli schemi. Ma so di essere un canale di nicchia, quindi so di avere dei numeri relativamente bassi, ma questo può funzionare comunque. Non vado a cercare le visualizzazioni facili, sarebbe molto semplice per me, non lo so, mettermi a fare challenge, mettermi a fare videotag, mettermi a fare gameplay. Ma quello che sto facendo su YouTube, innanzitutto, è quello che mi piace, quello che mi diverte, quello che mi fa passare il tempo, è il mio hobby e mi piace farlo in questo modo. Quindi vedo che ci sono piccoli risultati, però questi piccoli risultati per me sono sufficienti. Non vado certamente a cercare di crescere lentamente, ma non cerco le visualizzazioni facili. Quindi sicuramente potrei migliorare e potrò migliorare tantissimo, ma so che il miglioramento è una cosa che sto vedendo giorno per giorno. Non vado a inseguire un miglioramento così, milioni di iscritti, milioni di visualizzazioni, che poi sia tutti contenuti vuoti. Allora, domanda numero 7 di Megarbage, che parlerò anche di loro, sono un canale molto interessante. Sotto lo speciale FAQ mi chiede: da dove è nata l'idea del diario di viaggio? L'idea del diario di viaggio è nata tantissimo tempo fa, è nata nel lontanissimo 2002, 14 anni fa, quando è nato il mio primo blog, che era Diario di Viaggio, che ha avuto una serie di sviluppi molto intricati e molto complessi, sino a trovare la sua versione definitiva nel 2004, in quello che appunto è stato il sito Diario di Viaggio, che è ancora attivo tra le altre cose, in cui ogni tanto scrivo qualcosa, il più delle volte adesso sto riportando i miei video YouTube, ma altre volte scrivo anche qualche articolo se c'è qualcosa di particolare di cui voglio parlare. Ed è nato come un'idea, come se fosse il mio viaggio personale, non un viaggio fisico nel mondo, nelle grandi città, anche se in parte ho utilizzato quel blog anche per raccontare dei miei viaggi quando sono andato in montagna, quando sono andato in vacanza, ma è un modo di viaggiare in quella che è la cultura giorno per giorno, la tecnologia giorno per giorno. Ho voluto vivere il mio raccontare queste cose come se fosse un viaggio, quindi raccontare il mio diario di viaggio. Quando ho deciso di portare il blog su YouTube, da una parte mi piaceva comunque dare l'idea del viaggio, quindi ho pensato di fare questa cosa in macchina, dall'altra l'idea della location me l'ha data appunto il canadese Corduroy Paco, e quindi è venuta l'idea di continuare il diario di viaggio, ma raccontandolo appunto come se fosse un viaggio sulla strada, un on the road. Tra l'altro, sì, nel 2016 ho intenzione di mettere un pochino da parte la cultura generale e trattare anche un pochino l'attualità, che nel corso del 2015 ho messo un po' di lato. Ci sono delle cose, degli argomenti dei quali voglio parlare, per esempio, fra poco aspetterò un pochettino gli sviluppi del caso dell'Apple, voglio parlare di crittografia e farò per esempio una puntata di Diario di Viaggio on the Road dedicata proprio alla crittografia. Andri Massi, sotto lo speciale FAQ, mi chiede: quali sono i primi argomenti che hai trattato su Diario di Viaggio on the Road? Allora, ti rispondo citando, tra le altre cose, tre puntate che mi sono rimaste nel cuore, anche se sono proprio le primissime. Innanzitutto la numero 7, quella in cui inaugurai, tra l'altro, l'Alegria Mini, che era supermercati o hard discount.
a quali faccio seguire la numero 14, UFO, alieni e probabili implicazioni spirituali, leggo perché non mi ricordo i titoli, e la numero 17, l'effetto Kinect, che sono argomenti dei quali avevo parlato in passato con gli amici, avevo affrontato in passato con le altre persone e volevo condividere. Erano argomenti un po' più particolari rispetto agli altri. Vi lascio il link di queste tre puntate sul doobly-doo se volete ridargli un'occhiata. C'è tantissimo tempo che è passato, è cambiato il mio modo di interfacciarmi con il vlog, è cambiato il mio modo di parlare davanti a una telecamera, sicuramente. Numero 9, Leonardo Vannucci, grande Leonardo, presto parlerò anche del suo canale. Ciao Rizzi, la prima domanda: stai festeggiando 2 anni del tuo format e questo è già un traguardo di riguardo. Come vedi il futuro dei contenuti, dei tuoi contenuti alla luce di quanto è cambiato da allora ad oggi? Rimarrai su YouTube? Diversificherai la pubblicazione anche su Facebook o altre piattaforme? Allora, grazie Leonardo. Sicuramente per il momento rimarrò su YouTube. Come ho detto, considero YouTube soprattutto una piattaforma di lancio per altre cose. Altre cose non necessariamente sociali. Per esempio, il format a cui sto lavorando è qualcosa che vorrei far diventare anche parte del mio lavoro. E quindi, sicuramente come piattaforma sociale, per il momento rimarrò su YouTube. Voglio vedere anche quali sono gli sviluppi di YouTube. È comunque un social che trovo interessante, che sto trovando coinvolgente e che comunque mi sta dando tantissime idee, ma naturalmente non mi fermerò su YouTube, almeno non nel futuro. In ogni caso, per me, come ripeto, è stato un grandissimo risultato riuscire ad andare avanti per 2 anni. È stata per me una sfida ed è una sfida che sono felice di essere arrivato a portare sino a questo punto. Allora, domanda numero 10. Matteo Pompei, sotto lo speciale FAQ, com'è lavorare con la protezione civile per te? Continua così. Grazie Matteo, ma non lavoro per la protezione civile, sono solo un volontario. Domanda numero 11. Nome falso? Nome falso? Non lo so, la domanda è vera? Va bene, diamola per buona. Se tu dovessi stabilire un'età minima per caricare video su YouTube, quale sarebbe? Sicuramente 18 anni, sicuramente perché ci sono tantissimi bambini, troppi bambini su YouTube e è una cosa che trovo particolarmente negativa. PL Style 98, Lee Style 98, non so come si legge. Sotto lo speciale FAQ mi dice: ciao Grizzly, essendo io un grande fan della saga di Star Wars, volevo sapere che cosa ne pensi tu di questa saga. Io sono, rispetto a Star Wars, un fan della trilogia originale, episodio 4, 5 e 6. Della trilogia originale nella sua forma originale, perché non ho apprezzato, mi ha lasciato molto l'amaro in bocca la trilogia moderna, episodio 1, 2 e 3, così come mi ha lasciato l'amaro in bocca anche il fatto che siano stati rimaneggiati gli episodi originali, aggiungendo effetti speciali, digitali e tutta questa roba qua. E devo dire che l'episodio 7 invece mi ha lasciato ben più che semplicemente l'amaro in bocca. Se devo essere sincero, l'episodio 7 non l'ho trovato tutto questo granché, quindi questa nuova trilogia, non lo so, le premesse, non voglio essere prevenuto, però le premesse di questa nuova trilogia, sinceramente, non è che mi abbiano lasciato tantissimo convinto. Bene ragazzi, questo è tutto. Spero di avervi intrattenuto, spero di non avervi annoiato troppo con questo video, sicuramente molto lungo, farò qualche taglio in fase di montaggio. E detto questo, non mi resta che rimandarvi alle prossime novità che ci saranno su questo canale. Verso aprile dovrei arrivare con un nuovo format del quale vi parlerò sicuramente più avanti e lancerò anche una cosa legata al nuovo format, però per questo ci sarà un nuovo video e una piccola sorpresa. Sono sicuro che questo nuovo format vi piacerà perché ci credo tantissimo, ci stiamo lavorando con un sacco di gente e detto questo non mi resta che ringraziarvi ancora per i 686 iscritti, eravamo 500 quando dovevo fare questa facca, adesso lentamente ma inesorabilmente si cresce ed è comunque una cosa che mi sta dando grandissima soddisfazione. E di nuovo grazie, ciao a tutti e ci vediamo sempre su questo canale.